Vicenza, Italia, Spagna e Serbia. Abbiamo qui con noi Massimo Barbolini. Un'impressione sulla partita? Ma penso che abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo giocato senza commettere troppi errori, con una squadra sicuramente, con tutto il rispetto, di livello inferiore rispetto al nostro, però che a tratti ha saputo metterci un po' in difficoltà, però state brave le ragazze appunto a non dar modo di complicarsi da sola la partita. Un giudizio sul libero Vaccarocci? Ha dimostrato una grande disinvoltura, che non è facile, al di là del valore del livello della partita, non è facile pronti via a fare un esordio ufficiale. Diciamo, lei aveva già giocato nel torneo da Nagni, però diciamo questa è proprio la nazionale al completo, e qui è stata più che, è stata molto disinvolta. Ecco, un plauso a questo grande pubblico, tutto esaurito, una bella cornice. Ma assolutamente, parlavamo prima con Marco Bracci, è veramente bello riuscire a giocare in quelle piazze dove anche una partita amichevole così si riempie, soprattutto al di là del riempire, si sente. Per cui è stato veramente un piacere per la nazionale, per qualsiasi situazione, per la nazionale ancora di più, vivere queste sensazioni. Ok, grazie mille. Allora, sono qui con Eleonora Lobianco, giocatrice di punta della nazionale. Com'è andata questa partita? Come hai visto la squadra? La squadra ha reagito a una prestazione non tanto buona di ieri, quindi sono contenta, anche se la Spagna magari sulla carta non era la Serbia, però comunque era sempre una partita da giocare con, insomma, determinazione, per rifarci un po' da ieri, ecco, recuperare un po' le energie, che eravamo un po' giù dalla prestazione. E pensiamo già al futuro, chiuso il ciclo Bergamo a Istanbul, come la vedi? Come la vedo? Aspetto di andare, comunque la vedo sicuramente una bella esperienza, mi auguro di fare bene, di stare bene, ma secondo me sì, perché ho avuto, insomma, nei 2 giorni che sono andato ho avuto una bellissima impressione della società e del posto, quindi sono sicura che andrà bene. Grazie. Triangolare di Vicenza, abbiamo qui con noi Carolina Costagrande. A furor di popolo, richiesta in nazionale, finalmente la vediamo qua in nazionale a Vicenza. Un parere sulla tua prestazione? Beh, oggi ho coperto un ruolo un po' diverso dal mio, perché facevo la banda che senza ricevere, poi ho fatto un giro da opposta. L'importante è poter contribuire, dare una mano. Oggi è andata meglio, è andata abbastanza bene. Ieri con la Serbia un po' meno, speriamo domenica di rifarci meglio. Ecco, stiamo preparandoci per questo europeo, mi sembra che l'Italia stia arrivando bene, anche se abbiamo visto qualche problema per gli infortuni con il libero. Sì, questo fa parte di una preparazione, di un percorso lungo dove ci si spinge tanto, e quindi gli infortuni purtroppo fanno parte. Però il gruppo è grande, ci stiamo allenando tanto e quindi speriamo di arrivare al meglio possibile. Ecco, abbiamo visto una gran cornice di pubblico, tutte le tue tifose sono state qui fino all'ultimo e tu hai ricambiato. Sì, questo è bellissimo, oggi è stato pieno il palazzetto, hanno fatto tanto tifo, si sentiva il calore, bellissimo, bellissimo. Poi è bello tornare a Vicenza dopo tanti anni a giocare, sì. Grazie mille. Luna Carocci, chiamata in fretta e furia da Massimo Barbolini, una grandissima prestazione stasera. Di squadra sì, a livello personale più o meno. No, sono contenta di essere in questo gruppo qui adesso, è un onore per me, sono venuta di corsa ovviamente alla chiamata e non me l'aspettavo, perché davanti appunto a inizio estate ne avevo 4, quindi adesso essere appunto la seconda è un onore. Grazie a te. Saran Zanello, in questa triangolare di Vicenza, tua prestazione odierna? Diciamo che non è stata una partita proprio difficilissima, quindi secondo me bene o male un po' tutte non abbiamo espresso il nostro gioco, però sono soddisfatta. Ecco, tornata in terra veneta, ancora per poco, perché tra un po' parti per la tua prima esperienza all'estero, un'esperienza molto molto lontana, cosa ti aspetti?
l'Azerbaigian. Non lo so, guarda, innanzitutto sto studiando l'inglese, sto ripassando un po' l'inglese perché non è che sono proprio afferratissima. Sto imparando anche qualche numero: bir, iki, uj. No, ma guarda, è la prima esperienza all'estero, quindi sono emozionata, però sono molto contenta. Voglio mettermi alla prova proprio in un'altra squadra, in un altro paese, sai, ci sono tante cose diverse rispetto all'Italia. Ecco, con la tua simpatia e la tua bravura sicuramente riuscirai a farlo. Ecco, un'ultima cosa, un giudizio sul pubblico di stasera. Pubblico fantastico. Se ci fosse stata ancora più gente saremmo morti di caldo, perché già si moriva così. No, no, però sono stati veramente, veramente eccezionali. Tra l'altro la Ola, i Blues Brothers. No, proprio una bella cornice, veramente bella. Ok, grazie mille. Prego.